tutti e bentornati alla The One TV. Siamo già ai pronostici di questa 28ª giornata di Serie A. E sembra ieri che abbiamo visto Napoli-Juve, ma invece si ricomincia con i pronostici di questa 28ª giornata di Serie A. E partiamo. Prima di tutto, questa è una giornata spezzatino, divisa in 4 giornate, venerdì, sabato, domenica e lunedì. La Serie A sempre più spezzettata, ma mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non vi perdete niente, commentate e mettete mi piace sotto nei commenti, voglio sapere i vostri pronostici, vi ricordate, per voi è tutto gratis, per noi è fondamentale il vostro supporto perché ci dà la forza per continuare, ma prima di tutto vi chiedo di andare anche nel nostro secondo canale The One TV Extra, che in questo weekend comincerà il mondiale di MotoGP, ma soprattutto il sabato ci sarà la seconda gara del mondiale di Formula 1 Gran Premio dell'Arabia Saudita. Però abbiamo anche i canali social, tutto quello che creiamo sui social è creato da noi, se qualcuno vuole collaborare con noi basta che ci contatti in privato. E partiamo subito dalla sfida fra Napoli-Torino. Il Napoli viene da due vittorie ottime, quella contro la Salernitana 2-6-1 e quella con la Juve in casa, anche fortunato perché lì la Juve si è mangiato l'impossibile. Il Napoli è stato cinico che ha ottenuto il massimo. Il Torino viene dal pareggio in casa 0-0, ma ha giocato tutto un tempo con un giocatore in meno contro la Fiorentina. E vediamo le quote: vittoria del Napoli 1,93, pareggio 3,40, vittoria del Torino 4,10. Per me il Napoli vince, perché il Napoli in questo momento sta bene fisicamente, mentalmente, soprattutto deve arrivare allo scontro contro il Barcellona con energie e uscire con la vittoria contro il Torino è un bel bigliettino da vista. Per me il nostro pronostico è 1, vittoria del Napoli. E andiamo al sabato, dove c'è uno scontro salvezza totale, Sassuolo-Frosinone. Qui, signori miei, se il Sassuolo perde si mette male, il Frosinone se perde si mette male. Qua si affronteranno Sassuolo e Frosinone, due squadre che oggi non possono perdere, non possono perdere punti. Il Frosinone se perde rovina tutto di quello delle cose positive fatte all'inizio campionato. Il Sassuolo è condizionato dai disastri fatti dal suo entourage, dal suo amministratore delegato che ha comprato il giocatore che in Serie A non possono giocare, è un mio semplice pensiero. Vediamo i pronostici: vittoria del Sassuolo 2,15, pareggio 3,60, vittoria del Frosinone 3,10. Io penso che oggi il Frosinone andrà a vincere, perché come detto Di Francesco, noi piacciono più avere, non vuole più i complimenti ma vuole la vittoria, e secondo me giocherà anche male e vincerà, io vi dico di più, il Frosinone. Per questo vittoria del Frosinone 2. L'altro scontro salvezza è Cagliari-Salernitana. Il Cagliari viene dalla vittoria contro l'Empoli, la Salernitana viene dal pareggio esterno contro l'Udinese, e qui posso dire che la Salernitana si gioca tutto. Se oggi la Salernitana non porta a casa 3 punti, io dico che al 99% è Serie B. E per questo vediamo i pronostici: vittoria della Salernitana 1,87, pareggio 3,60, vittoria della Salernitana 4,10. Per me alla fine la porta a casa il Cagliari, che è nettamente più forte della Salernitana e l'ha dimostrato contro l'Empoli. Per questo Cagliari-Salernitana il mio pronostico è 1. E andiamo secondo me a uno dei match più belli di giornata: Bologna-Inter, le due squadre che nelle ultime 7 giornate hanno fatto 7 vittorie consecutive. Signori miei, stiamo parlando di Bologna-Napoli, la sorpresa Bologna di Thiago Motta contro la conferma di Simone Inzaghi. Poi sarà decisivo sempre quell'arbitro, scusate, questa era una battutaccia, però mi andava di dirla. Pronostico: vittoria del Bologna 3,60, pareggio 3,30, vittoria dell'Inter 2,10. Per me il pronostico era una doppia, x2, l'Inter o pareggio vince. Il Bologna non la vedo così forte in battere questa Inter qui. Per il Bologna, con tutte le altre squadre della Serie A, se la può giocare, questa Inter forse è anche troppo forte anche per questo Bologna qui. Per me il mio pronostico è x2. L'altro scontro è
sarà uno scontro bello perché sono due squadre che non hanno nulla da chiedere a questo campionato e possono giocare con la mente libera. Sono Genoa Monza, che si gioca a Genoa. Vediamo i pronostici: vittoria del Genoa 2-15, pareggio 3-10, vittoria del Monza 3-50. Per me il Genoa in casa è un rullo compressore, per me il Genoa la porta a casa, per me il pronostico è 1. E andiamo a un altro scontro salvezza e parliamo di Lecce e la Sverona. Qui il Lecce deve vincere per non rovinare, come ha fatto il Frosinone, quello di buono fatto durante la prima parte. Il Verona, che ha cambiato molto, è il miracolo di questa stagione, con tutti i problemi finanziari che ha, con tutti i problemi societari, che ha venduto quasi tutti i giocatori, e la squadra che ha oggi, di quelle che si lotta per salvarsi, ha le carte in regola per salvarsi, forse quella favorita, perché sono ragazzi che non hanno nulla da chiedere e giocano con la grinta, giocano con la gioia di giocare a calcio. E andiamo a vedere il pronostico, le quote, vittoria del Verona 2-20, pareggio 3-30, vittoria del Verona 3-40. Per me il Verona se la porta a casa e possiamo dire un bel risultato, un bel 2 per il Verona. E Milan-Empoli. L'Empoli viene dalla sconfitta contro il Cagliari, gioca con un Milan che deve fare punti, però un Milan stanco della partita in Europa. Però il Milan vuole 3 punti perché ha un sogno, quello di arrivare al secondo posto, finire almeno questo campionato al secondo posto. E ricordiamo che per Juve, Milan e Inter, quando uno finisce al secondo posto è un contentino, perché sono squadre costruite per vincere. Vediamo la quota: vittoria del Milan 1,41, pareggio 4,80, vittoria dell'Empoli 7,20. Per me finisce con un 1, vince il Milan. E andiamo allo scontro del pomeriggio fra Juve e Atalanta. Sono due squadre che vengono tutte e due da una sconfitta. La Juve ha perso in modo forse non giusto contro il Napoli, l'Atalanta ha perso forse anche in modo non giusto contro il Bologna, però vengono da una crisi. L'Atalanta viene da due sconfitte consecutive, la Juve viene da dei risultati davvero negativi nelle ultime 6 giornate, l'unica vittoria col Frosinone, le altre o perso o pareggiate. E vediamo le quote: vittoria della Juve 2,15, pareggio 3,30, vittoria dell'Atalanta 3,50. Signori miei, io qui non so cosa dirvi, però posso dirvi che non finirà il pareggio, o vince la Juve o vince l'Atalanta, 1-2. E andiamo nella sfida di domenica sera fra Fiorentina-Roma. Vittoria della Fiorentina 2,40, pareggio 3,40, vittoria della Roma 2,87. Ricordiamo, sono due squadre che giovedì giocheranno, chi in Europa League, chi in Conference League, avranno impegni, avranno stanchezza. Però la Roma io la vedo più pimpante della Fiorentina, per questo il mio pronostico per questa partita è X2. E andiamo nella partita del lunedì, perché la Lazio, non ho capito perché gioca il lunedì, però Lazio-Udinese, vittoria della Lazio 1,95, pareggio 3,40, vittoria dell'Udinese 4. Per me finisce con la vittoria della Lazio, perché si deve rifare dopo lo schianto contro il Bayern Monaco, che ha perso 3-0, e secondo me l'Udinese è la vittima sacrificale per la Lazio per far ripartire la corsa Champions. Ripetiamo i risultati, i nostri pronostici: Napoli-Torino 1, Cagliari-Salernitana 1, Sassuolo-Frosinone 2, Bologna-Inter X2, Genoa-Monza 1, Lecce-Verona 2, Milan-Empoli 1, Torino-Atalanta 1-2, Fiorentina-Roma X2, Lazio-Udinese 1. Signori miei, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e sotto nei commenti voi i vostri pronostici. Poi il martedì vedremo chi è andato e chi no. Ciao!